Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. In questo video voglio mostrarvi gli acquisti che ho fatto a luglio. Come al solito, giù nell'info box troverete link affiliati di tutti i libri che vi mostro adesso, ma partiamo subito. Allora, il primo libro che voglio mostrarvi è stata una collaborazione. Il libro mi è stato inviato dall'autore Alexander Ackerman e sto parlando della Fame della Terra, il primo volume di una trilogia high fantasy con un po' di romance che io ho già letto e che mi è piaciuto moltissimo. La recensione di questo libro la trovate nel wrap up di luglio, appunto, quindi il video precedente a questo. Un libro che veramente meraviglioso, curato anche all'interno perché abbiamo delle belle illustrazioni, e mi è piaciuto veramente molto. Mi è piaciuto il sistema magico, mi è piaciuto tutto. Vi consiglio assolutamente di andare a dare un'occhiata a questo libro perché è veramente magnifico. Altro libro che ho acquistato perché mi ero un po' incuriosita su Instagram è Blackstone Cross, La città delle apparenze, di S. Desiderio. Questo qua. In genere io leggo le trame, metto il libro, se mi piace la trama, nella mia wishlist e poi lo acquisto quando posso acquistarlo. Quindi ci sta anche che alle volte passano dei mesi, a volte addirittura anni, prima che io riesca ad acquistare il libro e poi la trama me la scordo. Ma il fatto che io l'abbia messa nella wishlist vuol dire che comunque mi aveva catturato l'attenzione. E non vado poi a rileggere la trama perché voglio comunque mantenere quella sorpresa. Di questa trama io ricordo solamente che era una specie di mystery, un thriller, un mystery, però mi aveva catturato da subito e quindi l'ho messa in wishlist e poi l'ho acquistato. È un bel librotto, bello cicciottello, sono 450 pagine, però mi ispira veramente tanto. Se l'avete letto fatemelo sapere. Altro libro che ho in wishlist da un bel po' e che finalmente sono riuscita a prendere è Nessun Domani di Julia Monroe. Questo qua è edito Dark Zone, è il primo forse di una trilogia o di una saga, non lo so, comunque non è un volume conclusivo. Sono 404 pagine, 14,90 il prezzo di copertina. La trama mi ispira, le persone che l'hanno letto ne hanno parlato bene, ve la leggo perché tanto qua è veramente piccola. Mentre corre a perdifiato, cercando di evitare rami e mostri cannibali che si nascondono tra alberi e oscurità, Michela non può fare a meno di chiedersi se, dopo tutto, quella non sia la fine che merita. Venire catturata e uccisa dall'uomo che ha amato non in una, ma in ben due vite. Due vite, perché è così che bisogna considerare la propria esistenza ora. C'è una vita prima dell'apocalisse e una dopo, quando il mondo ha cominciato ad andare a rotoli e il virus ha contagiato la stragrande maggioranza delle persone, tramutandole in creature con un unico istinto: mangiare gli umani ancora vivi. Due vite per lei, due vite per Michela, così stupida da amare Yader in entrambe. Quindi questa è la trama, è una trama che proprio sta nella mia comfort zone. Abbiamo una trama post-apocalittica, dei mostri che sembrano essere degli zombie, perfetto. Poi, tantissimo tempo fa io acquistai il primo volume di una trilogia di Cecilia Claudi che è Le streghe di Black Hollow, e il primo volume è La scoperta. Poi l'autrice, praticamente subito dopo che l'ho acquistato, ha fatto uscire le nuove versioni con le nuove copertine. Io però avevo già il primo così e mi sarebbe piaciuto prendere anche il secondo e il terzo fatto nella stessa maniera di questo, quindi non era possibile acquistarlo nuovo su Amazon e ho acquistato gli altri due su Vinted. Mi dispiace non aver dato direttamente i soldi all'autrice per questi due volumi, però io avevo già il primo, non aveva senso ricomprare il primo per avere poi tutti i libri uguali, e ho preso questi altri due. Gli altri due libri sono L'iniziazione e La fine, che è quello un po' più cicciotto dei tre. Vi leggo anche qua la trama. Ivy ha 16 anni, è apparentemente cinica e dura, ma questo non serve quando nella sua vita irrompe Megan, una cugina di cui non sapeva neanche l'esistenza, finché non entra in lacrime a casa sua.
Con quella timidezza e ingenuità è il suo esatto opposto, ma ciò che le riesce ancora più difficile da digerire è l'improvviso interesse che Meghan sembra scaturire in tutta la scuola. Le cose però stanno cambiando. Non è solo l'arrivo di sua cugina che sembra sconvolgere le dinamiche familiari, o il violento omicidio rituale che sembra minacciare la quiete della cittadina e che sembra essere in qualche modo connesso a Ivy, ma c'è qualcos'altro in agguato nell'ombra, qualcosa che la fa tremare fino alle ossa. In un incastro di bugie e segreti si ritrova a chiedere aiuto a una persona inaspettata, l'unica che sembra già in parte coinvolta e che potrebbe aiutarla a rimettere insieme i pezzi della sua vita. Ma è una scelta saggia? Ivy deve imparare a capire di chi fidarsi prima che sia troppo tardi. Quindi questa è la trama del primo libro, mi ispirava tantissimo e quindi ho preso anche gli altri volumi. Altro libro che volevo da un po' è edito Derlai Edizioni di Natasha Lucchetti ed è Lily il Vagabondo, questo qua. È un romance che volevo da un bel po', anche questo è un bel libretto cicciottellino. Mi ispirava sia il titolo che la copertina che la trama e quindi ho voluto prenderlo, vi farò poi sapere come sarà, però io il romance non è proprio il mio genere preferito, ogni tanto leggo qualcosa, però comunque qualche titolo mi piace leggerlo e questo appunto era un wishlist credo tipo da un anno più o meno. Poi, due libri che ho acquistato su Vinted a un euro l'uno, tra l'altro uno di questi due la venditrice era della mia città, quindi ci siamo incontrate e non ho pagato le spese di spedizione, sono i due libri di E.T., perché non so se lo sapete, ma E.T., il film, è stato preso da un libro. L'autore di questo libro però ha scritto anche il secondo volume, che è la storia appunto di E.T. di quando arriva, torna nel suo pianeta. E abbiamo E.T., l'extraterrestre, che è il primo volume, e poi E.T., il libro del pianeta verde, che appunto è quello che succede dopo il film. A me piacciono molto questi generi di libri. Ho il libro di Howard il Papero, di Bigfoot e i suoi amici, di Hook Capitan Uncino. Sono dei libri che a me piacciono, un po' perché mi riportano negli anni 90, quando ero piccola, e un po' perché appunto le storie mi sono rimaste nel cuore e mi piace poi leggerle. Quindi li ho trovati a pochissimo, non si trovano nuovi ovviamente, però vi dico su Vinted ne trovate parecchi, magari non a un euro, però ce ne sono molti, quindi se siete interessati date un'occhiata che sicuramente riuscite a trovarli. Poi, altro libro che avevo da tanto in wishlist e che ho preso insieme a un altro su Vinted con un set, si chiama La Luna Nera di Tiziana Triana, libro primo, Le città perdute. Questo qua è un libro che io occhiavo già da un bel po', sinceramente, anche questo è il primo forse di una trilogia, di una saga, non lo so. Il prezzo di copertina è 19 euro. Siamo in Italia nel XVII secolo, qua ci sono appunto le streghe e io adoro le streghe, quindi volevo leggere questo libro e l'ho acquistato. Altro libro che ho preso insieme a quello, pensando in realtà che fosse un libro singolo, in realtà ho visto che fa parte di una trilogia, quindi dovrò poi acquistare anche gli altri due, è questo qua, The Queen of the Tearling. Appunto il primo di una trilogia, qui c'è scritto magia, avventure, mistero e sentimenti si combinano nell'epico racconto di una giovane principessa che deve riconquistare il trono appartenuto alla sua defunta madre. Dovrà imparare a governare e affrontare la Regina Rossa, una strega potente e malvagia decisa a distruggerla. Con questo romanzo straordinario, la nuova stella del fantasy mondiale, Erika, firma il primo capitolo di una trilogia che arriverà presto al cinema. C'è arrivato al cinema? Non lo so, ditemelo voi. Comunque, ora, al di là di tutto, il libro è magnifico. Allora, abbiamo la mappa e poi abbiamo queste pagine che sembrano, cioè queste pagine invecchiate, vedete, di questo colore, ma sono meravigliose. E inoltre abbiamo, perché le ho viste ora come al solito, io che non mi preparo mai niente prima, abbiamo intanto delle illustrazioni molto carine, se ve ne trovo una ve la faccio vedere, se no vi fidate, perché allora ecco, delle illustrazioni. E poi altra cosa che a me è piaciuta molto di questo libro è che a ogni inizio capitolo abbiamo delle mini illustrazioni, ecco qua, ogni
inizio capitolo abbiamo un'illustrazione diversa, quindi l'interno e le pagine sono fatte così, quindi non sono lisce, ma danno proprio l'idea del libro antico. Mi sono lasciata comprare dall'estetica del libro, devo essere sincera, però questo libro qua che viene, non lo so perché il prezzo è coperto, comunque io l'ho preso insieme a questo che veniva 19, entrambi i libri li ho pagati 4 euro, quindi si poteva fare benissimo, l'ho preso. Ho intenzione prima di leggere questo libro qui e poi al limite di comprare gli altri due. Credo che li comprerò comunque su Vinted anche gli altri due, perché il prezzo comunque è sulle 18 euro, insomma, vediamo. Fatemi sapere se l'avete letto, fatemi sapere se effettivamente poi è uscito il film, non lo so. Ultimo libro, come al solito, dall'edicola della serie Storie Meravigliose di RBA, il numero 38, che è Favole di Esopo. Niente, sicuramente qualche favola di Esopo la conoscete di sicuro perché sono abbastanza famose. Io in realtà qualcosa avevo già letto, però non ho il libro, volevo il libro, ero indecisa se prendere quello della Burdelax, che è bellissimo, o questo qua. Alla fine questo mi costava di meno, era carino anche questo e mi sono buttata su questa edizione. Ok, quindi questi sono stati gli acquisti che ho fatto a luglio. Fatemi sapere che cosa avete acquistato voi, se avete qualche libro da consigliarmi o se avete letto i libri che vi ho mostrato. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like, un commento e iscrivetevi al mio canale perché in questo modo mi aiutate a crescere. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!